Buongiorno a tutti, mi chiamo Luca Vagliotta e sono un tecnico del supporto tecnico Danfoss Italia. Vi ringrazio per essere presenti a questo webinar. Purtroppo oggi non siamo in tanti, poco più di una decina, ma come si suol dire, pochi ma buoni. Quindi procederemo prossimi minuti a parlare proprio di che cosa? Di un argomento che secondo Danfoss è veramente interessante, perché si parla sempre di più di fluidi infiammabili e questi vengono sempre di più utilizzati, e non è ben chiaro quando e se latex sia necessaria, ok? Quindi provocatoriamente abbiamo intitolato questo webinar con il titolo Atex e fluidi infiammabili, binomio indissolubile, perché per noi è importante capire se latex è qualcosa che è strettamente legato ai fluidi infiammabili, se può essere in qualche modo esclusa o quando deve essere assolutamente inclusa. Quindi Atex e fluidi infiammabili, di che cosa e qual è? Anzi, il trade union che c'è tra questi due elementi che per noi fanno la differenza. Fanno la differenza perché costruire una macchina ATEX o fare manutenzione di una macchina ATEX ha dei costi e delle implicazioni molto importanti che devono assolutamente essere evitate se non necessarie. Quindi andremo a vedere un attimo che cosa implica l'ATEX e quando e come andare a approfondire questo tipo di installazione che ovviamente ha dei costi e delle complessità diverse rispetto alla costruzione standard. Allora, per giusto due informazioni di servizio, i vostri microfoni sono stati messi muti di default da Danfoss perché purtroppo la presentazione dura un'ora, qualche volta anche qualche minuto in più. Vi chiedo di portare pazienza se mi dilungherò appena un po' più di un'ora. E le domande verranno fatte alla fine della presentazione del webinar tramite email, perché quasi tutte le domande che si ricevono sono abbastanza articolate anche dal punto di vista della risposta e quindi non possono essere diciamo spiegate in pochi minuti e quindi verrà data una risposta personale alle email che riceverò. Quindi vi chiedo di mandare un'email a fine training per poter chiarire i vostri dubbi. Allora, partiamo subito con familiarizzare con i fluidi infiammabili. Ok, questo perché? Perché abbiamo detto che siamo passati da dei fluidi di tipo A1 che hanno mediamente un GVP più alto a dei fluidi A2L o A3 che hanno un GVP più basso. Quindi sappiamo che i refrigeranti a basso GVP sono spesso infiammabili. Ok, nei refrigeranti a basso GVP mettiamo anche la CO2 che non è infiammabile, ma non è diciamo argomento del webinar di oggi perché tratta di refrigeranti infiammabili. Quindi cosa ci chiediamo quando dobbiamo operare o progettare macchine che utilizzino fluidi infiammabili? Latex è necessaria? Ok, quindi dobbiamo applicare latex. Come facciamo a essere sicuri che il sistema sia sicuro? Il risk assessment o analisi dei rischi, chi l'ha fatto? Poi dopo andiamo a vedere anche cos'è il risk assessment, anche se probabilmente è qualcosa che avete già sentito. Primo aiuto che vi diamo è quello di andare a vedere una linea guida dell'Asercom, quindi asercom.com/guides, che ha stilato che non sono norme, sono dei consigli di buon senso su come gestire il discorso fluidi infiammabili e applicazioni frigorifere. Proviamo subito a mettere alcuni paletti, okay? Alcune milestone. Quando parliamo di fluidi infiammabili e di applicazioni che li utilizzano, perché prima cosa che dobbiamo tenere assolutamente in considerazione è che dobbiamo utilizzare dei componenti qualificati, dei componenti che sono stati progettati per utilizzare
che possono utilizzare quel tipo di fluidi. Quindi ci deve essere una dichiarazione di conformità che attesti che il componente può essere utilizzato. E poi ricordiamoci sempre che c'è un'entità, chiamiamola entità, giusto per semplicità, che è il costruttore, ok? Costruttore o produttore del manufatto, che è, diciamo, la persona, tra virgolette, che deve eseguire l'analisi di rischio o risk assessment, colui che si prende la responsabilità di affermare che il componente o l'applicazione non richieda latex. Questo è assolutamente indispensabile saperlo. Quindi due milestone principali, due pietre miliari che ci serviranno per lungo tutto il nostro percorso in quest'ora. Utilizzo di componenti qualificati e ricordarsi che il risk assessment lo deve fare il produttore o costruttore del manufatto. Ok? Andiamo ora a vedere un po' più nel dettaglio argomento. Ok, quindi parliamo di fluidi infiammabili e di sicurezza. Ci siamo posti una serie di domande, ok, che probabilmente vi sarete posti anche voi, sono quelle a cui vogliamo dare risposta per chiarire il legame che c'è tra fluidi infiammabili e sicurezza. Quindi partiamo dicendo: sono i fluidi infiammabili veramente pericolosi? Come si valuta il rischio in generale? È latex necessaria? Se sì, per quali componenti è necessaria? Come è possibile mantenere un sistema sicuro? Come si mantiene in sicurezza all'interno di un'unità di refrigerazione? Interno intendo tutte le parti che sono all'interno di un carter, ok? Perché l'unità di refrigerazione spesso è carenata e all'interno ci sono dei componenti che operano con un fluido infiammabile che in caso di perdita possono presentare dei problemi. Cosa può accadere se l'aria è aspirata dall'unità di refrigerazione? Se una macchina che lavora a pressione inferiore a quella ambientale, c'è una perdita, io aspiro aria, cosa può succedere? Ecco, queste sono le sei domande che ci siamo posti e alle quali vogliamo dare risposta per poter capire meglio come operare con i fluidi infiammabili. Ok, vediamo subito, partiamo dalla prima. Sono i fluidi infiammabili veramente pericolosi? La risposta è ovvia, sì. Quindi i fluidi sono pericolosi. La possibilità che avvenga che si crei un'area potenzialmente esplosiva è reale e deve essere assolutamente considerato. Quindi bisogna seguire delle prescrizioni, poi dopo andremo a vedere. Banalmente possiamo riassumere in ventilazioni e eliminare i rischi di innesco. E poi, cosa che non ci stancheremo mai di dire, che abbiamo già detto anche in altri seminari, sempre sui fluidi infiammabili, è la conoscenza del fluido che stiamo utilizzando, quindi quali sono i rischi e le proprietà del fluido dell'applicazione che noi stiamo andando a sviluppare o della quale stiamo facendo manutenzione. Andiamo ora a vedere un altro step, come si valuta il rischio in generale. Ok, questa risk evaluation o analisi dei rischi è un'attività che deve essere fatta dal costruttore della macchina. Attenzione che se sono un frigorista che compra un'unità motocondensante, compra un evaporatore ed esegue gli allacciamenti tra questi due componenti, magari installando la valvola di espansione o le valvole solenoide, sono il costruttore. Quindi devo redigere l'analisi dei rischi. Perché? Perché devo capire se ci sono dei rischi che devono essere assolutamente mitigati, che sono quelli che vediamo nel riquadrino, nella parte rossa, nei quadretti rossi, che sono rischi non accettabili. Se i rischi li andiamo a definire non accettabili, dobbiamo assolutamente andare a ridurli, come utilizzando delle strategie, o quindi installando dei componenti o dei rilevatori di gas, delle unità di ventilazione, andremo a vedere come fare per ridurre al massimo i rischi. Ok? Quindi abbiamo una parte verde che è un rischio accettabile, una parte gialla che viene detta as low as reasonably practicable, quindi tanto bassa quanto possibile,
fondamentalmente può essere tradotto in questo modo, è una parte rossa. Se siamo nella parte rossa, quindi nel rischio non accettabile, dobbiamo assolutamente ridurlo. Okay? Quindi questa analisi dei rischi che deve essere fatta dal costruttore è fondamentale perché in caso di problemi, di guai, di si spera di no, ma incidenti, ovviamente questa dovrà essere mostrata. Bisognerà riuscire a dimostrare come è stato analizzato e valutato il rischio dell'applicazione e come sono state prese delle misure di sicurezza per evitare che, tra virgolette, il rischio ricadesse nei quadratini rossi. Ok, andiamo a vedere invece il discorso della classificazione ATEX. Allora, l'ATEX è una direttiva, intanto la 2014-34 EU. E la direttiva ATEX, scusate, è ben categorizzata, ok? Quindi a seconda che ci siano dei fluidi infiammabili che possono essere di origine gassosa o da polveri, stabilisce delle zone. Nella parte di destra della slide vedete che cosa? Un esempio molto banale che è quello della pompa di benzina, con delle aree che vengono definite zona 0, zona 1 e zona 2. Andiamo un attimo ora a vedere un po' più nel dettaglio cosa sono le varie zone. Okay? Il numero indica la pericolosità. Okay? Quindi zona 0 è una zona dove c'è una presenza frequente di atmosfera esplosiva. Okay? Quando? Durante il normale funzionamento. Vediamo dove è stata indicata la zona 0 in questo disegno, all'interno del serbatoio che stocca il combustibile, sia quello combustibile, scusate, il carburante, che è un ottimo combustibile, sia all'interno dell'autocisterna che all'interno del serbatoio interrato che è dentro il distributore nel sottoterra. Okay? Questa è una zona 0 dove c'è una presenza frequente, quindi non rara, ma frequente, di atmosfera esplosiva. Quindi la zona 0 è la zona decisamente più pericolosa. Okay? Notate che in questo caso la zona 0 è una zona chiusa, è uno spazio confinato. Okay? Passiamo alla zona 1, dove si ha una presenza saltuaria durante il normale funzionamento. Okay, di che cosa? Di un'atmosfera esplosiva. L'esempio classico è la pompa di rifornimento carburante. Okay, qui parliamo di sempre una possibilità di avere un'atmosfera esplosiva durante il funzionamento normale, non durante la manutenzione, attenzione, ma si ha raramente. Okay, quindi la possibilità c'è durante il normale funzionamento, ma non è così frequente, mentre prima nella zona 0 c'era una presenza frequente, quindi era molto facile che ci sia una presenza di atmosfera esplosiva nella zona 0, nella zona 1 un po' meno, quindi è saltuaria durante il normale funzionamento. Nella zona 2 invece è un'area dove è estremamente rara la possibilità di avere un'atmosfera esplosiva, quindi un'area adiacente alla pompa di rifornimento. Cosa vuol dire? Che man mano che ci allontaniamo dalla zona dove ci potrebbe essere una perdita di carburante, diventa sempre più difficile che si formi un'atmosfera esplosiva. Quindi abbiamo visto che parlando di gas, l'ATEX divide le aree in tre zone, zona 0, la più pericolosa, zona 1 e zona 2, la meno pericolosa. Attenzione che tutte le zone che sono classificate come queste hanno bisogno di requisiti particolari. Quando una zona non ha rischio di esclusione, si definisce zona sicura o zona non classificata, quindi è una zona che è più sicura della zona 2. Quando siamo in zona 2, siamo già comunque in zona ATEX, quindi dobbiamo osservare tutte le prescrizioni di questa direttiva. Andiamo a vedere come si applica il discorso di ATEX in un sistema di refrigerazione o air conditioning. Perché? Perché
Quello di cui noi ci occupiamo ovviamente è di refrigerazione e air conditioning, quindi vogliamo vedere come viene considerato l'impianto di refrigerazione. Allora, prima cosa da ricordarsi e da sapere, molto molto interessante, è nelle condizioni normali gli impianti di refrigerazione sono considerati senza perdita. Okay, vengono considerati ermetici. Questo dove? Nell'allegato B di una norma, okay, della 1127. Quindi l'applicazione di refrigerazione è considerata ermetica. Perché? Perché non è fatta, ok, avrà sicuramente qualche perdita che verrà misurata. Va bene, qui siamo tutti d'accordo, però in sé l'applicazione è ermetica, non è un'applicazione dove si hanno regolarmente delle perdite. Si hanno delle perdite come conseguenza di qualcosa che non sta funzionando correttamente. Questa sembra, detto così, sembra una banalità, ha un'implicazione piuttosto importante, che l'unità di refrigerazione o di air conditioning crea una zona ATEX, okay, nel normale funzionamento. Perché è molto importante dire questo? Perché e in questo modo io sto dicendo, io installo un impianto frigorifero con un fluido infiammabile. La zona non diventa ATEX perché ho installato l'impianto di condizionamento di refrigerazione. Ok? Non è l'impianto frigo che fa diventare un'area classificata. Questo è decisamente importante. Altra cosa da tenere assolutamente in considerazione, però, che cosa? Il discorso della manutenzione, ok? Perché noi abbiamo detto che per definizione l'impianto è qualcosa di ermetico, ok? Però questo non significa che lo sia sempre. Quindi in caso di perdita o durante le manutenzioni, invece è possibile che succeda qualcosa di un po' più pericoloso. Ok, quindi la zona non è ATEX perché ho l'impianto frigo, perfetto, ottimo, primo punto di partenza. Devo però poter gestire anche la perdita e la manutenzione per evitare che si formi un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Vediamo come. Allora, ci sono varie possibilità in questo caso, ok? Sia in funzionamento normale che in manutenzione. Bene, partiamo subito dalla manutenzione che è un po' più semplice. Dopo andremo a vedere la parte sopra della slide, ok? Partiamo direttamente dalla manutenzione e vediamo come. Quando faccio manutenzione a un impianto frigo che ha componenti standard, devo rimuovere la tensione, ok? Perché? Perché i componenti non sono stati progettati per poter lavorare in condizioni di atmosfera potenzialmente esplosiva. Okay? Se io faccio manutenzione invece a un impianto che ha componenti approvati ATEX, questo il discorso cambia radicalmente. Perché? Perché in questo caso, se ho componenti ATEX, questi possono lavorare anche se c'è un'atmosfera esplosiva. Sono stati testati e ovviamente dichiarati conformi alla ATEX secondo tutti una serie di caratteristiche di particolare importanza che non andremo ad approfondire in questo momento, però sappiamo che durante le attività di manutenzione, se ho componenti standard, elimino la tensione. Se ho componenti approvati ATEX, posso continuare a farli lavorare perché sono idonei. Bene, andiamo a vedere ora il funzionamento normale. Ok? Nel funzionamento normale, andiamo un attimo a vedere tutti i possibili casi. Okay? Perché quello che a noi interessa è riuscire a mantenere il sistema sicuro sia durante la manutenzione, come abbiamo visto prima, che durante il funzionamento normale. Bene, se ho dei componenti standard, devo essere sicuro che durante il funzionamento non possano essere messi in contatto con un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Cosa vuol dire? Che devo evitare che si formi un'atmosfera potenzialmente esplosiva, quindi con una concentrazione del gas che è maggiore del limite inferiore di infiammabilità. Ok, come posso fare?
In tanti modi posso mantenere ventilato un cabinet, posso avere un sensore di fughe, okay, o di perdita. Quindi ci sono varie possibilità. Okay? Andiamo a vedere con qualche esempio pratico come posso garantire che i componenti non vengano investiti da una perdita. Vediamo subito. Io posso posizionare i componenti che possono creare che cosa? Una scintilla, okay? Come ad esempio un termostato, come vediamo in questa applicazione, in modo che non vengano a contatto con un'area dove è stato raggiunto il limite inferiore di infiammabilità. Vediamo il classico esempio del frigorifero domestico, la parte buia del evaporatore, il nero il compressore e in alto abbiamo il termostato. In questo caso, se l'evaporatore dovesse avere una perdita e quindi creare un'atmosfera potenzialmente esplosiva all'interno del frigorifero, non c'è possibilità di avere energia di innesco sufficiente data dal termostato perché il termostato dov'è? Fuori. È in una posizione che lo mette al sicuro dall'essere investito da un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Vediamo un esempio invece ora dove questo non avviene. Quindi nella parte centrale della slide vedete un'applicazione che è pericolosa, perché se all'interno del frigorifero si forma un'atmosfera potenzialmente esplosiva a seguito di una perdita dell'evaporatore, ed è questo è tutto da dimostrare, però in linea teorica potrebbe anche accadere, e lo scatto del pressostato potrebbe innescare un'esplosione. Ok? Quindi questo tipo di installazione non è sicura. Vediamo un altro esempio. Io posso inserire l'evaporatore all'interno di un altro volume che non è in comunicazione con il nostro termostato. Quindi, anche in questo esempio, ho risolto il problema di evitare che il componente che ha un'energia di innesco tale che potrebbe far innescare l'esplosione non è a contatto con l'atmosfera potenzialmente esplosiva. Vediamo alcune altre valutazioni relative sempre a questo tipo di problematica. Okay? Dobbiamo posizionare i componenti in modo che non possano essere raggiunti dalla perdita, quindi dall'area potenzialmente esplosiva. Vediamo in questo caso. Okay? Il mio componente, questa è un'applicazione, potrebbe essere. Non, come se fosse un frigorifero, anche se non lo è, perché sotto è forato, okay? È aperto, quindi non è un frigorifero, ma è un'unità di refrigerazione. Parliamo di, non lo so, un'unità monoblocco, per esempio, dove si ha una perdita che è nella parte bassa del carter, okay? Carter che è forato, okay? Carter che dà la possibilità al fluido di uscire, perché abbiamo detto che come vediamo da questa immagine sulla destra, il fluido infiammabile, per esempio propano, ma quasi tutti i fluidi infiammabili sono più pesanti dell'aria. Quindi, se ho una perdita e faccio in modo che il componente che può avere un'energia di innesco superiore a quella del minima di attivazione, okay, di accensione del fluido infiammabile, non può essere investito dall'area potenzialmente esplosiva. Perché? Perché il gas tende ad andare verso il basso e lui è in alto. Okay? Questa è un'altra analisi che può essere fatta. Devo fare in modo quindi che il componente non venga investito. Ok? Bene, andiamo ad analizzare un altro punto molto importante. Per mantenere il sistema sicuro durante il funzionamento normale. Vediamo subito che una volta che abbiamo stabilito che i componenti sono standard, dobbiamo garantire che la temperatura superficiale sia sempre inferiore di 100 gradi alla temperatura di autoinnesco. Okay, se la temperatura di autoinnesco non viene mai raggiunta, non è possibile che ci sia un innesco del fluido refrigerante miscelato con l'aria. Quindi io posso avere componenti ATEX dove sicuramente questo avviene, okay?
i componenti ATX, o posso avere dei componenti standard dove vado a dimostrare con delle prove documentarie, quindi con delle dichiarazioni ufficiali del costruttore, che l'energia di innesco è minore di quella necessaria per far innescare il fluido refrigerante. Ok, quindi questo è un altro caso. Andiamo un attimo a vedere un esempio. Vediamo subito. Dobbiamo mantenere la temperatura superficiale minore di 100 gradi di quella di autoinnesco. Bene, vediamo alcuni esempi. Ok, a seconda del fluido refrigerante che noi utilizziamo, la temperatura di autoinnesco cambia. Partiamo dall'R32, che è la 2L, tra virgolette, più infiammabile, ed è la temperatura di autoinnesco 640 gradi. Quindi io devo garantire che i miei componenti non vadano mai a temperatura superiore di 548 gradi. Il discorso si fa un po' più complicato con il propano e il propilene, perché la temperatura deve rimanere sotto i 355 gradi, che comunque sono un valore elevatissimo considerando gli standard di funzionamento di un impianto frigorifero. Quindi dobbiamo garantire che questa temperatura non venga mai raggiunta. Quindi, nel caso in cui noi abbiamo la temperatura che è sempre inferiore ai 100 gradi, la temperatura di autoinnesco, dobbiamo aggiungere anche, come abbiamo detto prima, il discorso dell'essenza di energia di innesco, quindi temperatura ed energia di innesco. Io elimino queste due componenti, non riuscirò mai a chiudere il triangolo dell'esplosione, che richiede giusta concentrazione, energia di attivazione e temperatura. Okay? A me mancano due componenti su tre, che sono l'energia di innesco, che non c'è perché il componente è certificato dal costruttore che è assente questa energia di innesco minima per innescare il fluido, e il discorso della temperatura. Andiamo a vedere com'è possibile eliminare le fonti di innesco. Molto banale. Okay? Quindi eliminare fiamme libere, non fumare. Non lavori a caldo come tagliare e saldare finché non è stata bonificata tutta l'aria, le superfici calde di cui abbiamo appena parlato, elettricità statica, quindi una buona messa a terra, no scintille, quindi no martelli, non componenti standard che possono provocare scintille, che scintille potrebbero creare energia minima di innesco, e no arco elettrico, quindi componenti approvati per utilizzare per essere utilizzati con fluidi infiammabili. Bene, questa è la parte della eliminazione delle fonti di innesco. Perfetto, però sempre per mantenere il sistema sicuro dobbiamo utilizzare dei componenti elettrici approvati per i fluidi infiammabili. Vediamo su qualche esempio molto banale. Ok, attenzione. Abbiamo voluto scrivere questa nota assolutamente perché non si parla, quando si parla di componenti approvati, non si parla di componenti ATEX, ma si parla di componenti che sono ok per l'utilizzo. Vedete, a destra sicuramente avete un compressore dove molto in piccolo c'è scritto R290, quindi il costruttore dichiara che ok per l'utilizzo con R290, e vediamo invece nella parte sinistra della slide un estratto del datasheet di valvole Danfoss solenoidi di tipo EVR, dove viene indicato nel datasheet che i fluidi compatibili con queste valvole sono anche per esempio R32, R290, R600 o R1234. Questo cosa significa? Che il costruttore dichiara che le valvole possono lavorare con quel tipo di fluidi. Questo è di fondamentale importanza perché senza questa dichiarazione non è possibile utilizzare le valvole con questi fluidi. Questo è solo un datasheet. Poi c'è un ignition assessment che viene fornito da Danfoss, dove si dichiara che in maniera formale, avendo eseguito i test di innesco secondo le norme che non conosco, che sono tutte elencate nel documento, il componente è sicuro. Quindi utilizziamo per mantenere un sistema sicuro sempre
componenti approvati per fluidi infiammabili. Vediamo un altro esempio ora molto interessante, che è relativo ai piccoli compressori. Quel compressore che avete visto prima, quella classica boccia, tra virgolette, boccia nera, okay? Molto simile ai compressori utilizzati in uso domestico negli elettrodomestici bianchi, sono idonei per l'utilizzo con di fluidi infiammabili, okay? In questo caso propano o R600. Come è possibile che siano idonei, soprattutto se hanno lo starter del compressore attaccato al compressore stesso, quindi nella zona dove ci può essere una perdita, ok? Perché sono idonei? Vediamolo subito. Perché il costruttore ha avuto delle accortezze in fase di progettazione che permettono di evitare che ci sia un innesco, un potenziale innesco. Ok, secondo la IEC 60.079.15, che poi è una delle norme che regolano l'ATEX, ok, è stato creato e progettato uno starter che soddisfa i requisiti della protezione tipo N, quindi a sicurezza aumentata. Quindi il costruttore si prende la responsabilità di progettare un sistema che ha la parte che potenzialmente potrebbe essere pericolosa, ok? È progettata in modo tale che non può provocare una scintilla o un innesco, ok? Quindi il componente è standard, non è ATEX, però la parte tra virgolette più pericolosa è stata progettata come se fosse ATEX. Quindi il costruttore può dire: il compressore può lavorare con fluidi infiammabili perché la parte più pericolosa rispetta la norma IEC 60.079. Quindi il compressore è stato rilasciato per questo tipo di fluido. Questo passaggio, che sembra puramente formale, è di fondamentale importanza perché garantisce che quel prodotto è ok. È importantissimo ricordare questa cosa perché il costruttore si prende la responsabilità di affermare che non ci potrà mai essere un innesco perché è stato progettato in maniera idonea a evitare qualsiasi fonte di innesco. Ok? Attenzione, nel caso io debba andare a fare un'attività di manutenzione, devo assolutamente sostituire questa componente con un componente simile, idoneo, quindi secondo la 60.079. Andiamo ora a vedere un altro punto piuttosto importante che bisogna riuscire a gestire, a capire a fondo per mantenere un sistema sicuro. Abbiamo visto che utilizzare componenti che sono rilasciati per questi fluidi e hanno una certificazione ad hoc, quindi il progettista, il produttore, il costruttore ha già valutato queste con un'analisi dei rischi cosa doveva fare per metterlo in sicurezza. Andiamo a vedere ora cosa succede all'interno di che cosa? Di un carter. Okay? Di un'unità di refrigerazione air conditioning, perché classico esempio, io ho una pompa di calore R32. Okay? La pompa di calore ha un carter, io posso avere una perdita all'interno della pompa di calore. Okay? Quindi si può sversare in atmosfera, ma non in atmosfera, ma all'interno del carter, una certa quantità di fluido infiammabile. Bene. Ci sono delle norme, soprattutto la 60.335.240, ok, che in un allegato ci dice come vanno misurate le perdite e qual è la massima concentrazione possibile per tenere il sistema in sicurezza. Allora, cosa bisogna tenere in considerazione? Bisogna considerare che il ratio di perdita, secondo norma, deve essere il 25% di carica, ok, in un minuto. Quindi io in un minuto considero di perdere il 25% della mia carica della pompa di calore. Bene, dove va tutta questa carica? Va all'interno del carter, nel volume del carter. Dobbiamo pensare che non esca. Perché non riesce? Non fa in tempo, perché non trova delle ostruzioni, perché
scusate, perché è un caso di norma e quindi bisogna rispettare queste condizioni. Quindi il 25% della carica in un minuto viene persa dalla pompa di calore e viene messa all'interno del nostro carter. Bene, qual è la massima perdita, anzi la massima concentrazione durante la perdita che posso ammettere? Il 25% del limite inferiore di fermabilità. Quindi un quarto del limite inferiore di infiammabilità. Il limite inferiore di infiammabilità è un valore che è espresso in grammi su metro cubo, che è dipendente dal tipo di fluido. Ogni fluido ha il proprio limite inferiore di infiammabilità. Terminata la perdita deve essere del 15%. Perché si dice terminata la perdita? Perché potremmo andare a risolvere il problema, chiudere o la perdita può, per esempio, cessare, e alla fine il valore deve essere ovviamente ancora più basso per essere ancora più lontani da questo punto. Vediamo cosa succede in un caso pratico con due fluidi infiammabili. Andiamo a vedere come la stessa pompa di calore R454B caricata con 1 kg ha un valore di limite inferiore di infiammabilità di 354 grammi al metro cubo. E il propano invece con 0,8 kg di carica ha 38 grammi al metro cubo, quindi parliamo di un valore quasi 10 volte inferiore. Bene, perdo, qual è la perdita che posso, che devo considerare? Il 25%, quindi 0,3 kg o 0,2 kg nei due casi. Bene, se io considero quanti grammi al metro cubo posso avere come massima concentrazione, che deve essere un quarto dell'LFL, noto subito che con il R454B dovrei avere un carter di 3,4 metri cubi. Okay? 3,4 metri cubi è un volume veramente gigantesco. Okay? E a propano ancora di più, 21 metri cubi. Vediamo subito da questi calcoli che questa soluzione non è praticabile. Ok? Perché? Perché dovrei creare dei volumi di carter talmente elevati che andrebbero a farmi realizzare un prodotto assolutamente non vendibile. Okay? Perché 3,4 metri cubi, che è il valore più piccolo, è comunque un qualcosa di veramente gigante per una pompa di calore. Bene, qual è la soluzione? La ventilazione forzata del carter. Andiamo a vedere cosa comporta la ventilazione forzata del carter, perché abbiamo detto che sempre la nostra pompa di calore, in questo caso, considerando sempre lo stesso grado di leak rate, quindi 25% di perdita della carica in un minuto, massimo 25% del valore di infiammabilità inferiore, andiamo a vedere qual è la portata che devo dare al ventilatore. Bene, limite inferiore è sempre quello. Il 25% espresso in grammi al metro cubo è 88,5 e 9,5. Il ratio di perdita, ok, lo sappiamo, è quel 0,3-0,2 kg al minuto. Quindi io posso calcolare un flusso di aria. Ok? Quindi se io riesco a garantire con un cabinet ventilato questo flusso di aria, io posso dimostrare che non si formerà mai un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Anzi, io posso dimostrare di essere, di rispettare la norma 60-335-240 sulle pompe di calore, che richiede non la formazione di un'atmosfera potenzialmente esplosiva, ma di avere una concentrazione del fluido infiammabile inferiore al 25% del limite inferiore di infiammabilità. Per questo che i cabinet vengono ventilati, ok? Per garantire che cosa? Che non si formi un'atmosfera potenzialmente esplosiva in funzione della norma 60-335-40. Vediamo un altro caso ancora, che è quello, scusate, ho saltato una slide, che è quello della macchina inserita in un locale chiuso. In questo caso il limite di carica è quello in accordo alla 378/2. La norma 378/2 stabilisce in funzione di alcuni parametri ben definiti, che sono il volume del locale,
il tipo di ricambio dell'aria, quindi dove è installato, dove è installata l'applicazione e il livello di accesso alla macchina, qual è la carica. Quindi la 378.2 va a definire esattamente qual è la carica massima della macchina. Quindi questo è un caso ancora diverso, quindi non la 63.35.2.40 che si occupa della perdita, ma la 378 parte facendo dei ragionamenti molto simili e definisce qual è la carica massima in funzione del tipo di fluido refrigerante. Bene, andiamo ora ad analizzare un altro particolare molto interessante, ok? Perché non è un caso che succede molto spesso, soprattutto nella refrigerazione commerciale, quando un sistema aspira aria dall'ambiente, ok? Perché io ho una perdita in un sistema che lavora a pressione minore di quella atmosferica. Attenzione che tutto questo ragionamento un po' decade, purtroppo, perché il limite di inferiore di infiammabilità dipende dalla pressione. I valori che noi abbiamo definito finora e abbiamo mostrato nelle slide precedenti sono tutti legati alla pressione atmosferica. Se cambio la pressione, quindi metto il sistema in pressione, tutto cambia, diventa molto più pericoloso. Quindi, nel caso io abbia un fluido infiammabile che lavora in un impianto a pressione minore di quella atmosferica, bisogna assolutamente spegnere la macchina, ok? Perché non sappiamo cosa potrà succedere, visto che i ragionamenti che noi facciamo di infiammabilità, di valore minimo di infiammabilità, sono totalmente diversi, qui non vengono mostrati per evitare di creare confusione, e dobbiamo assolutamente spegnere e andare a capire dove è la perdita. Okay, spengo l'impianto, una cosa che posso fare è quella di chiudere tutto e vuotare l'impianto e andare a cercare la perdita. Questo è quello che assolutamente bisogna fare. Proviamo ora a riassumere un attimo quello che ci siamo detti in queste slide finora. Ok, quindi ATEX e fluidi infiammabili. Ok, binomio indissolubile, questo è quello che ci siamo chiesti all'inizio della presentazione. Andiamo a vedere quali sono i concetti chiave che dobbiamo assolutamente tenere in considerazione per essere più, possiamo dire, sicuri, più tranquilli, per riuscire a maneggiare la materia in maniera più serena. Ok? Prima cosa, dobbiamo conoscere le proprietà dei fluidi infiammabili, quindi dobbiamo familiarizzare con i fluidi infiammabili, cercando di capire quali sono i componenti che sono idonei per l'utilizzo di questo fluido e il tipo di applicazione. Abbiamo visto che, per esempio, con le pompe di calore c'è un discorso di ventilazione, non ventilazione, quindi familiarizzare con la materia è molto importante, capire come gestire i componenti e cosa chiedere al fornitore dei componenti per essere sicuri di avere componenti idonei e anche capire cosa dicono le norme in funzione del che cosa, del ricambio di aria per evitare che si formi un'atmosfera potenzialmente esplosiva e quindi ricadere nell'ATEX. Secondo concetto assolutamente da non sottovalutare è quello di sapere che l'equazione con fluido infiammabile e ATEX è sbagliata, ok? Non dobbiamo per forza operare con l'ATEX se abbiamo un fluido infiammabile, ok? Quindi utilizzando componenti qualificati, sapendo che l'impianto frigo non è un sistema che per definizione è sicuramente privo di perdite, nella realtà non è così, però non è un sistema che caratterizza la zona ATEX, ok? Quindi ci atteniamo alle norme di sicurezza, ci assumiamo la responsabilità, quindi risk assessment, come abbiamo detto prima, e dobbiamo ricordarci che utilizzando componenti idonei, non ATEX, riusciamo ad operare in sicurezza e a progettare applicazioni assolutamente a norma. Ti
Terzo, ma non per importanza, dobbiamo assolutamente utilizzare i fluidi infiammabili in sistemi che sono stati progettati per poter operare con fluidi infiammabili. Sembra assolutamente una banalità, ma non lo è, perché faccio un esempio molto banale, che è un impianto R410, il giorno che l'R410 sarà bandito e io vorrò mettere l'R32, non posso farlo perché l'impianto è stato progettato per operare con fluidi non infiammabili. L'R32 è un fluido infiammabile, quindi il retrofit, a meno che il costruttore nel progettare l'impianto a 410 abbia già previsto questa cosa e quindi lo dichiari esplicitamente, non è possibile effettuare questo tipo di retrofit. Ok, ora passiamo ad analizzare un po' di applicazioni, una per una, per capire quale potrebbe essere l'implicazione nell'utilizzo di fluidi refrigeranti. Vedremo una faccina verde, dove praticamente noi andremo come Danfoss, queste sono solo assolutamente delle considerazioni che Danfoss fa, in base al know-how che ha acquisito, in base alla conoscenza delle norme, alla conoscenza del mercato. Okay? Quindi la faccina verde, i sistemi sono ok, la manina gialla con il guanto, attenzione, dobbiamo valutare la cosa perché potrebbe non essere idonea. Il rosso, triangolo rosso, assolutamente sconsigliato, non deve essere utilizzato perché lo andremo a vedere. Adesso andremo a vedere un paio di slide con tantissimi casi che andremo a vedere uno per uno e andremo a capire perché. Proviamo a partire sempre dall'alto e guardiamo l'analisi che ha fatto Danfoss, quindi applicazione piccoli sistemi ermetici come vending machine e bottle cooler. Ok? Nei piccoli sistemi sicuramente gli A2L e gli A3 intesi come idrocarburi saranno utilizzati, ok? Infatti doppia faccina verde, perché? Perché in questo tipo di applicazione la carica è spesso inferiore a 150 grammi, quindi il futuro e già anche il presente è fluidi infiammabili. Sistemi ermetici più grandi, come possono essere macchine del gelato, del ghiaccio e frigoriferi e freezer commerciali. Ok, qui cominciamo ad andare in un campo un pelo più complesso, perché? Perché abbiamo messo la manina? Perché, attenzione, dobbiamo assolutamente fare una distinzione in funzione di che cosa? Della quantità di carica. Ok? Quindi, considerando che abbiamo cariche che vanno da poco più di 150 grammi a 1,5 kg, dobbiamo assolutamente valutare questa cosa volta per volta, perché è stato, il discorso della carica del propano, dell'aumento della carica del propano sta andando avanti, ma non è stato ancora recepito al 100%. Quindi ci sarà la possibilità di aumentare la carica. Ok? Ma ancora questa valutazione deve essere fatta. Quindi attenzione, in questo caso bisogna valutare volta per volta la quantità di carica e il luogo di installazione per capire se l'applicazione è idonea o meno. Vetrine refrigerate bene, ok? Ci sono sistemi a pavimento che hanno carica piuttosto bassa, circa 350 kg e mezzo. Però andiamo a vedere ora invece qualcosa di un po' più importante a livello di carica, ok? Perché finché le cariche sono basse, le normative ci vengono incontro e non abbiamo grossi problemi. Quando invece abbiamo frigoriferi, per esempio, banchi refrigerati di un supermercato dove ho una centrale remota, l'utilizzo di fluidi infiammabili e di idrocarburi sarà piuttosto difficile. Ok? Perché? Perché, per esempio, le lunghe tratte dei tubi richiedono una carica piuttosto elevata, okay? Che non è compatibile con gli standard. Quindi sarà molto complicato avere centrali frigorifere da supermercato con fluidi infiammabili. Per quanto riguarda invece le celle frigo con unità monoblocco, qui abbiamo una distinzione, ok? Che è legata al discorso di idrocarburi A2L.
In linea di massima, il fluido infiammabile di per sé non è un problema per l'unità monoblocco. Intanto bisogna vedere sotto i 150 grammi, ovviamente sì. Il discorso con le cariche maggiori, secondo la 378, bisognerà andare a valutare che cosa? Il volume delle celle con il fluido a 3. Quindi il limite della carica sarà dato dal volume della cella. Un'analisi che viene fatta secondo comunque 378. Ok? Andiamo a vedere ora invece le celle frigo con unità motocondensanti remote. Anche qui il limite quale sarà? Sarà la carica del refrigerante. Quindi fluidi più infiammabili e più pericolosi che permetteranno cariche inferiori non. Secondo Danfoss non saranno utilizzati perché se la mia carica massima, secondo 378, è inferiore a quella che mi serve per poter garantire la potenza del circuito, non verrà assolutamente utilizzato. I fluidi A2L potrebbero in qualche caso essere utilizzati se i volumi saranno compatibili con, la normativa. Andiamo a vedere altri casi. Sistemi di air conditioning portatili, che sono, vabbè, idrocarburi, vediamo molto difficile, mentre gli A2L sì, sempre per il discorso, cariche fino a 150 grammi sono ok, cariche maggiori vanno valutati con che cosa? Con la dimensione della stanza. Sistemi split, stesso discorso, ok? Discorso del volume minimo da condizionare. La carica è sempre in funzione di che cosa? Del volume della stanza che ho da condizionare, e quindi anche qui bisognerà valutare se la carica massima ammissibile per quel fluido riesco a soddisfare la richiesta di freddo. Sistemi VRF e VRV ovviamente hanno lo stesso problema delle centrali dei supermercati, quindi gli idrocarburi sarà molto difficile perché la carica potrebbe diventare elevata. E in questo caso con gli A2L potremmo avere qualche opzione in più perché le cariche potrebbero aumentare, però il discorso è sempre quello di soddisfare la richiesta di potenza. È possibile utilizzare dei gas detector per i sistemi split, ma probabilmente questa ancora non verrà utilizzata, ma è un'analisi che si sta facendo ora. Il chiller, solito discorso. La carica del refrigerante in funzione dei retrocarburi sarà limitata e quindi non è detto quando verrà installato il chiller in luogo chiuso. Se l'installazione è a luogo aperto, invece, ovviamente la cosa è, secondo 378, è più fattibile in quanto i limiti di carica si abbassano molto. Quindi anche in questo caso A3 a rischio, gli A2L vengono visti senza alcun tipo di problema. I processi chiller è una famiglia un po' troppo grande che racchiude un po' di tutto, i fluidi A3 non vengono praticamente utilizzati perché un processore potrebbe essere installato a fianco di una macchina utensile, nessuno vuole mettersi un impianto a propano di fianco a una macchina utensile, anche se questo come a livello di carica potrebbe non essere decisivo, però è proprio uno standard che non viene accettato dal mercato, i fluidi A2L potrebbero, ma bisogna garantire la mancanza di fonti di innesco. Potrebbe essere difficile da garantire, ecco. Il retrofit, quello che dicevamo prima, anche se virtualmente è possibile, ok? Fare un retrofit se il fluido era non infiammabile, è infiammabile sotto determinate condizioni, è una strada talmente in salita e pericolosa che viene sconsigliata e quindi si pensa che non verranno effettuati dei retrofit. Da A1 ad A2L. Ok, questa era la carrellata che abbiamo fatto sulle applicazioni. Considerando l'argomento che è piuttosto interessante e attuale, abbiamo deciso di fare una sessione finale di questa presentazione di domande e risposte. Ok? Domande e risposte che la stessa Danfoss si è fatta, giusto per provare a chiarire alcuni punti che potrebbero essere fonti di incertezza e quindi di quesiti da parte vostra. Per esempio, partiamo proprio da alcuni punti molto molto banali che però è bene
assolutamente andare ad approfondire. Se è stata definita una zona ATEX, tutti i componenti devono essere approvati ATEX? Questo è chiaro? Sì, certamente. Tutti i componenti devono rispettare la classificazione richiesta dall'ATEX. Quindi se sono in zona ATEX, i componenti sono in zona ATEX. Se sono in zona ATEX perché sono in una raffineria, devo rispettare lo standard di quell'area. E se sono in una zona che non è ATEX, nessun componente deve essere ATEX. Quindi questa è una richiesta che ci viene fornita da chi? Dal nostro cliente. Ci dice dove siamo, se l'area è sicura, bene, se l'area è ATEX, dobbiamo rispettare quello che il cliente ci chiede, quindi l'area dove andremo a installare il nostro componente. Visto che ci siamo, visto che è una stazione di benzina delle aree classificate, come abbiamo visto nella slide, no? Zona 1, zona 0, zona 1, zona 2, tutti i componenti devono essere approvati ATEX se vanno all'interno di una pompa, una stazione di rifornimento? No, la stazione di servizio non è un'area classificata ATEX nel suo complesso, cioè dentro al bar. Io non sono in una zona ATEX, ma sono in un'area sicura, quindi viene per distinguere le varie zone, viene effettuata un'analisi dei rischi ATEX, ok? E vengono divise le zone, sono aree fisiche, ok? È importante perché se la mia applicazione frigorifera viene installata in un'area classificata, dovrà essere ATEX secondo quello che richiede l'analisi dei rischi, altrimenti no. Quindi uno degli scopi dell'analisi ATEX è quello di definire in maniera precisa e puntuale quali sono le aree classificate, perché non ha senso inserire un frigorifero in un'area classificata se basta spostarlo di 3 metri e metterlo in un'area sicura. Altra domanda: per considerare e definire un sistema di refrigerazione sigillato e senza perdite, è necessario effettuare dei test o misurare un ratio di perdita annuo? Certo, è necessario eseguire dei test e progettare un sistema ermetico come tale, ok? Per esempio utilizzando la connessione saldale, oppure utilizzando dei componenti che hanno garantito un ratio di perdita che è inferiore a un certo valore. Ci sono delle norme che definiscono i componenti come ermeticamente sigillati, così se io acquisto una serie di componenti ermeticamente sigillati, io so che quel componente intrinsecamente ha un grado di perdita che è inferiore a quello massimo di norma. Okay? Poi è chiaro che tutte le mie connessioni, per esempio a saldare, a brasare, devono essere fatte a regola d'arte, devono garantire l'ermeticità, però il componente in sé sarà sigillato. Okay? Queste norme non si occupano in particolare di componenti sigillati, quindi quando io vado a testare di componenti per fluidi infiammabili, scusate, quando io vado a testare i componenti secondo norma, faccio quello che mi richiede la norma e posso scrivere nella mia dichiarazione di conformità che è ermeticamente sigillato according to la norma tra i dettagli. Quindi questo è un punto assolutamente da valutare. Progetto un sistema che utilizza fluidi infiammabili, lo voglio progettare sigillato, perché è veramente più sicuro, compro componenti che hanno questo tipo di certificazione. Altra domanda? Solitamente il ratio di perdita che viene definito è inferiore a 3 grammi annuo per stabilire che cosa è l'ermeticità dei sistemi. È questo valore sufficiente ad evitare, scusate, potenziali problemi? Sì. Un valore di perdita di 3, inferiore a 3 grammi annuo garantisce che non si possa raggiungere il limite di infiammabilità inferiore. Quindi sì. Quindi il componente ermeticamente sigillato, secondo le norme, che ha un grado di perdita inferiore a 3 grammi annuo, è idoneo per essere utilizzato con i fluidi non e con i fluidi infiammabili. Altra domanda. Una volta garantito il grado di perdita in accordo con la norma 60352, è necessario che la massima temperatura superficiale sia al di sotto di 100 gradi rispetto alla temperatura di autoiniezione? Sì. Quindi da una parte diciamo che non ci sono perdite, dall'altra diciamo che la temperatura massima
superficiale del componente inferiore a quei 100 gradi. Quindi entrambe le richieste devono essere assolutamente rispettate. Questa è la domanda che ha un po' più di implicazioni, che è l'applicazione della IEC 60079-15, che richiede componenti approvati, è necessaria anche per i fluidi A2L? Allora, qui la cosa è un po' articolata, infatti le risposte hanno anche un po' di note. E la norma, la 60079, menziona gli A3, ok? Ma questo perché? Perché la norma è del 2010. Quindi questa è una ragione plausibile, non vogliamo dire che sia questo il motivo assolutamente, però nel caso venga revisionata, e questo accadrà sicuramente, verranno introdotti anche i fluidi A2L. Facciamo degli esempi. Un componente che deve essere in accordo alla 60079-15 è il relè di stardi di un compressore ermetico, compressore che opera di solito con i fluidi A3. Questo relè installato sul compressore, come abbiamo visto prima, e per questo deve essere in accordo alla norma, quindi deve essere di tipo EXN. Se lo stesso compressore fosse rilasciato per A2L, probabilmente lo stesso relè sarebbe installato, anche se non è chiaro se questo sia necessario o meno. Qual è il modus operandi che i costruttori applicano in questo caso? Considerare tutto come un fluido pericoloso, se lo è. Ok? Quindi se io ho un fluido blandamente infiammabile in un compressore relè di start, lo progetto in accordo alla 60079-15 per essere sicuro che non possa assolutamente essere fonte di innesco. Ok? Quindi anche se per la maggior parte dei componenti non c'è la necessità di rispettare questa norma, io di solito come costruttore non faccio altro che rispettarla comunque, perché uno, perché così ho un componente che è già idoneo per i fluidi infiammabili di tipo A3, e poi se lo sono anche per, lo sono per gli A3, lo sono anche per gli A2. Ok, questa domanda molto interessante sul flusso di aria, ok? Per i sistemi di condizionamento e refrigerazione, come ad esempio le pompe di calore che hanno un involucro, si è introdotto il concetto di ventilazione. Deve quindi il sistema di ventilazione essere in funzione sempre? Abbiamo due opzioni. Opzione A, senza sensore gas, ok? La ventola è sempre accesa. La ventola non deve avere approvazione ATEX perché è sempre accesa, ok? Quindi io faccio in modo con una ventola sempre accesa di non raggiungere mai l'LFL, il limite inferiore di infiammabilità, quindi ventola accesa, non ATEX, lavaggio dell'aria. La ventola deve avere la portata che abbiamo visto nelle slide precedenti. Opzione B, installo un sensore di gas. Sensore di gas fa partire una ventola quando c'è una perdita, ok? Quando un certo grado di concentrazione è stato raggiunto. La ventola deve essere ATEX o no? Questa è una domanda abbastanza difficile a cui dare risposta. Perché? Perché suggerite una ventola ATEX, ok? Anche se in pratica potrebbe non essere necessario. Se io taro il sensore in modo che alla minima perdita faccia partire la ventola, non c'è necessità di avere una ventola ATEX. Però come facciamo a sapere che non ci sia un punto in cui all'interno del nostro carter non si sia formata un'atmosfera esplosiva a seguito di un ristagno, per esempio. Quindi la ventola ATEX è sempre consigliata, anche se tecnicamente non è strettamente necessaria. Diciamo altre due parole sul lavaggio dell'aria all'interno del cabinet, perché la ventola deve fare un lavaggio dell'aria, ok? Quindi quando la ventola è in funzione, lei aspira dall'interno e butta fuori verso l'aria nell'atmosfera. Quando lei aspira, cosa fa? Aspira una miscela di fluido refrigerante e la lascia in atmosfera. Ok? Quindi è fondamentale che la ventola riesca a far flussare tutto l'interno del cabinet. Non devono assolutamente esserci dei ristagni all'interno del cabinet.
In caso in cui io invece uso una ventola in spinta, quindi io prendo l'aria da fuori e la butto dentro, si potrebbero formare delle zone dove non c'è un vero e proprio ricambio, ma c'è un ristagno di aria e questo è molto molto più pericoloso. Ultima domanda, molto banale. I fluidi infiammabili, ve la riassumo perché mi sono dilungato qualche minuto in più. 11. I fluidi infiammabili sono immediatamente riconoscibili, per esempio, con un odore? No, non è possibile riconoscere i fluidi refrigeranti infiammabili dall'odore. Il GPL utilizzato per il barbecue è stato additivato di sostanze odoranti per poterlo rendere riconoscibile. Ok? Ah, mi c'era un'altra domanda, scusate, che non avevo visto. Considerando un apparecchio con carica minore di 150 grammi, in un case o un carter, come quello di una pompa di calore, è necessario che sia ventilata continuamente? Attenzione, questa è una domanda che sembra banale, ma assolutamente non lo è. Perché se io rispetto la 6335-240, la nostra applicazione, quindi la pompa di calore, ha bisogno della ventilazione continua, anche se la carica è inferiore a 150 grammi, perché non viene fatta questa distinzione. Ok, quindi la ventilazione si ha se io rispetto la 60, 335, 240, anche nel caso la carica sia inferiore. Ok, perché? Perché sto applicando due standard diversi, la 240 contro la 289, quindi assolutamente deve essere ventilato. Oggi il nostro discorso su latex e fluidi infiammabili è finito e spero che sia stato per voi di interesse. Nel caso di richieste di chiarimenti potete scrivere al sottoscritto a luca.ballotta con la B di Bologna 2L2T @danfoss.com. Vi risponderò in maniera privata, cercherò di risolvere i vostri dubbi. Vi ringrazio per aver partecipato a questo meeting. Mi scuso per essermi dilungato qualche minuto in più, ma purtroppo questa presentazione è un po' più lunga dell'ora. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Vanessa, I have finished. You can close it.